eccoci qua. Un'altra settimana. Una settimana d'abbinamento piena. Voi siete abbinato sempre? Tu sei abbinato? Sì. No, perché i colleghi mi chiedono su Facebook, di solito domandano. Che avete fatto abbinamento? E qui si abbina sempre. Ma fa la zona su. Ma... Esatto. Ormai l'abbinamento è l'estensione, no? Allora, vabbè, e poi ringraziamo Dio che è stata una settimana di bel tempo. Perché se era come la settimana scorsa. Che zona fai delle scuse? Perché? Che bello, tempo bello è stato, no? A Macerata. Perché? Poi che va piovuto sulla zona vostra? C'era una rietta che. Vabbè, l'aria non è proprio calda, però non ha piovuto. E infatti oggi parliamo del tempo, del tempo brutto. Come si gestisce il lavoro? Come si gestisce il lavoro quando è il tempo brutto? Che fa il postino? Scatta il piano B. Che fai tu, Pierluì? Fa pure rima. No, ma io non. Per me è sempre tempo bello. È sempre. A parte che piove mai. Piove, che mi importa, più l'ombrello. Più l'ombrello. Quando scendi alla macchina. Però non. Non c'ho problemi, nel senso che quando piove tanto, se piove è meglio è perché è meno posta, la gente perlomeno c'è. No, ci vuole andare cazzo. Cioè cerchi di fare quello che puoi. Certo, raga. Però dopo è diverso. Ti invita a casa. La porti tutta. Tutta. Il vero postino la porta tutta quando piove. Ma ti ricordi? Se copre. Ti ricordi in ordine c'erano i biglietti sui treni, quelli di andata e ritorno? C'era quelli, non di quelli facciamo. Cioè? Tutto portiamo fuori, andata e ritorno. Comunque la porti, la porti però. Anche perché comunque se tu gli metti adesso, oggettivamente, tu quando già hai la cassetta di fuori, no? Se vai a pia la porta, è tutta bagnata. Gli fai un dispetto se gli la lasci bagnata, che gli si bagna. Poi io devo dire, a me perlomeno mi succede, pare una congiunzione, però quando è tempo brutto, ti succede di tutte. Portone che di solito trovi aperto, chiuso, non deve, stai lì sotto che l'acqua ti entra qui, sì. Qui dentro, no? Sì. È una cosa che ti manda fuori le testa. Poi che succede? A me per spesso mi capita, entro dentro gli uffici grondante d'acqua, no? E le persone ti fa, oh, che vai con lo scooter? No, sta scappando adesso dalla doccia. Ma me stai pia per culo? Naggia la madonna, guarda me, ti manda fuori da te. queste frasi, no? Oggi come fai? Come faccio? Pio l'acqua, chissà come faccio. A me mi aspetta. Con l'ombretto. Con l'ombretto. No, sai che più o meno sembra l'ora che passo. Adesso muovo per passare il posto di famiglia aprire, questo piove, si bagna tutto. Questo è la zona sua è un paradiso. No, ma addirittura c'è qualcuno, tipo delle famiglie o qualche negozio così, che dice vieni qui, non scappare, che piove. Ci sta tanti, ma guarda, vieni su sopra, tanti c'è casa sopra, un appartamento, già. Vieni su sopra, ti fai una doccia calda, no? Le zone dopo cioè, però così è troppo, cioè, no, ti mette in difficoltà. Ecco perché dopo non riesci a portare anche la posta perché te blocca lì, capito? Fate questa doccia, ma no, tagliate per bar. Questo dopo che stai lì a fare anche pranzo perché ti no, sei fatto. No, pranzo non faccio perché sono per tardi. Però per dicembre quella comunque io nord mi è successo io che sto passando sulla zona sua, no? Ho visto tutti questi dritti in piedi con l'ombrello, che cazzo fa questo? Poi aspettava Pierluigi. No, adesso così no, però no, ti aspetti di casa. Con l'ombrello mi giro un passetto. Antonio dal 95 che faccio quella zona. Ormai tanto abbiamo assodato che la zona sua è un paradiso in te, ormai. Solo non che la moglie non mi le balle, no, posso stare bene. Vabbè, Pier Marcè, sul tempo brutto, a me la cosa che mi dà fastidio è quando si tutto bagnato, come si vede l'acqua, e dico qualcuno, buongiorno. Buongiorno sta ceppa. Buongiorno sta ceppa. E tutti li cagazzi li incontri in quelle giornate lì. Sì, perché no, li becchi tutti. No, lì meglio è quando tu vai camminando che te sei loro ti cala la macchina che non gli piove. No, tu senza niente ci senti. Gli sul senti ti mangieresti. Vabbè, allora, senti, dobbiamo fare quasi a aspetta, allora, due cose, faremo adesso, facciamo, allora, salutiamo, abbiamo tutto lo spabie qui, dei amici che hanno messo mi piace sul video precedente, quindi oggi li salutiamo tutti, difatti stiamo facendo un video un po' più corto per questo motivo qua, poi, la prossima, aspetta, quello alla fine, la prossima settimana, avevo pensato, i primi tre mi piace su questo video qui metteremo le foto in coda al video della prossima settimana.
capito? Le prime tre persone che ci mettono mi piace, metteremo le foto in coda al video, capito? Le facciamo tipo questo podio, questa, no? Come riconoscenza, come anche un ovetto del Pasqua. Oh, un ovetto. Perché? Pasqua, sì, cioè, per lui, io ho tre figli, però quindi. Un ovetto, un ovetto, mica che gli ovi grossi. Che piace gli cicchini, capito? No, non lo so, ma a me va in, non so se va in stand by, no? Però dopo quando è sul video non si vede. Vabbè, anche allora, se vado con tutti. No, dimmi. Li regali, facciamo i regali, non lo so. I soldi, io se pigo con lei, se pigliate li buoni basto, io non lo so, io pigo quello. Ci sta anche gli ovetti senza sorpresa. Vabbè, ma dopo una fregatura. Però siamo un cioccolato passabile, no? Il posto dopo se fa tardi che ti vai, li porti tu. Abbiamo la banda van, c'è la furgonata. Allora, vado con tutti i saluti. Allora, il primo mi piace dello scorso, il primo mi piace è stata di Simona Giacomo Orsini. Simona, che ci segue del Camerino, lei ci segue praticamente dall'inizio, è stato il primo, quindi grazie Simona. Sì, no, la dovremmo conoscere anche per vedere, anche per chiedere magari anche a lui compagno come è diventato dopo tutti i video che ha visto. Se è ancora normale, come stai Simona? Facci sapere anche questo. Poi, allora, io mi scuso se sbaglio le pronunce dei cognomi, perché è da tutta Italia. Pronunce dei cognomi? L'accento. Allora vado. Allora, Vittoria Vaccaro, Mariella Geri, Tonino Lucifora, Michele Ricciolo La Macchia, Tiziana Falchi, Tiziana sì, non poteva mancare, Donata Frugis, Daniela Puleo, Francesca Albanese, Maria Luisa Saba, Giussi Bugè, Daniele Monnet, Abate Maria Marcella, Virginia nostra Gagliarda e Tosta, Virginiona non poteva mancare, Nicoletta Bartolini, ciao Nicoletta, ciao. Costanza Pinna, Solazzi Nicoletta, Maria Grazia Crigna, Manuela Meschini, Manuelina, Marianna Fogu, Rosanna Milan, anche per te, anche questa è per te, Maria Lonigro, Cristiana Frenguelli, Cristianella, sì. Anita Criscuolo, Rita Jimenez. Sì. Francesca Seveso, Stefano Ballini, Sandrina Genovese, Stefania Cardia, Romina Puglisi, Maria Mele, Marzia Buonini, Salvatore Labriola, Cristiana Falai, Lanza Roberta, Francesca Nonna, Cristiana Manfredi, Tizi Dario, Soraya Giuliano, Alessia Gioia, Lauretta Massucci, salutiamo anche Stefano, anche ciao, se non ci ha messo mi piace. Poi saluto 632 Tigre, che è un nostro collega di Albenga che ci segue su YouTube, che mi ha commentato i video in settimana. E per ultimo, non meno importante, Stefano Calandrini, che è un mio ex compagno di scuola, che mi ha fatto un miliardo di complimenti. Ciao ciao grande. Che? Dove stanno questi di casa, dove abitano? Vabbè, adesso. Ci ho visto un minuto di lì. No, che ne sai dove sta questo di casa? È di tutta Italia. Chi lo sa, chi si sente lo sa. Però anche se uno gli vuole portare un pensiero, come fai? Mi manderà su Facebook e poi ci senti, è lì sopravvissuti, se non si è dormiti dopo un'ora e mezza. Lo so, però noi abbiamo promesso. Sì, è vero. Allora, vabbè. Oh, Marcello. Ci siamo, aspetta. Ci siamo scordati di dire come finiva c'è da farlo, ma solo che adesso è 9.000, come no, se fa? No, di quasi 10 minuti. La settimana prossima, per forza. La prossima settimana saprete che è successo al collega che gli ha aperto quella tutti nuda. Allora, buon fine settimana a tutti. Ciao colleghi, alla prossima. Qui, ecco così. Ciao.